detrazioni fiscali, sconto in fattura e cessione del credito. Tre modalità con cui si può beneficiare del superbonus previsto per gli interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile o del proprio edificio. Sono Andrea Cipriano, un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Se sei interessato a questo settore, magari proprio perché stai affrontando il tema superbonus, iscriviti al mio canale YouTube in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ora, il legislatore in tema di superbonus ha individuato tre possibili modalità di accesso a questi incentivi previsti appunto per gli interventi di riqualificazione energetica. Queste tre modalità sono le detrazioni fiscali, lo sconto in fattura e la cessione del credito. Quello che ho notato è che, almeno per molti miei clienti, diciamo, le differenze tra queste modalità di accesso al superbonus, soprattutto diciamo, le differenze tra cessione del credito e sconto in fattura, non sono così chiare, per cui ho deciso di fare un video ad hoc in cui, in maniera molto semplice e sintetica, voglio descrivere quelli che sono vantaggi, svantaggi e differenze tra queste tre modalità di accesso al superbonus. Allora, la prima modalità è quella delle detrazioni fiscali del 110%. In pratica si porta in detrazione il 110% delle spese sostenute splittate nei 5 anni successivi a quelli in cui è stato eseguito l'intervento. In pratica, per fare un esempio molto semplice, se per riqualificare da un punto di vista energetico il proprio immobile si è speso 50.000 euro, si portano in detrazione 55.000 euro, quindi il 110% di 50.000, divise in 5 anni, quindi 11.000 euro l'anno. In che modalità? In pratica viene fatto uno sconto sulle tasse, su quanto viene versato all'IRPEF, di 11.000 euro per anno. È chiaro che è necessario avere una capienza fiscale piuttosto importante, cioè bisogna pagare almeno 11.000 euro di tasse IRPEF l'anno per poter portare in detrazione il totale, dell'avente diritto. Vantaggi e svantaggi quali sono? Il vantaggio è sicuramente che si riesce a recuperare più di quello che si spende, cioè si spendono 50.000 euro e si recuperano alla fine 55.000 euro, cioè si guadagnano 5.000 euro sostanzialmente. Lo svantaggio è che innanzitutto bisogna avere una disponibilità economica non indifferente, perché bisogna avere la capacità di poter esborsare subito la quantità di soldi necessaria per poter eseguire quel tipo di interventi. In secondo luogo bisogna avere una capienza fiscale piuttosto importante, perché appunto per riuscire a recuperare completamente quello che si può portare in detrazione, bisogna avere una capienza fiscale di una certa importanza. Se paghi in questo caso almeno 11.000 euro di tasse IRPEF l'anno, ha senso fare questo tipo di diciamo, portarsi in detrazione queste spese, altrimenti no. La seconda modalità è quella dello sconto in fattura. In pratica il credito che viene maturato viene ceduto all'azienda che esegue i lavori, la quale riconosce uno sconto del 100%, emettendo fattura al committente pari a zero. L'azienda, dal canto suo, utilizzerà quel credito del 110% portandoselo in detrazione nei 5 anni successivi a quelli in cui ha emesso la fattura. Quindi il committente ha il grosso vantaggio di non tirare fuori un euro e l'azienda, da parte sua, margina su quel 10% in più. Ora, solitamente questo tipo di discorso è un discorso che viene fatto dalle grandi aziende, dai general contractor, i quali hanno la capacità e la forza di poter, diciamo, hanno innanzitutto una capienza fiscale importante, per cui ha senso per loro portarsi in detrazione quel 110%, e hanno la capacità economica anche di poter far fronte a diciamo, delle spese molto importanti. Ora, quali sono i vantaggi e svantaggi in questo caso? Il vantaggio da parte del committente è che lui praticamente non fa nulla, cioè lui ha questo sconto in fattura, non tira fuori un euro, tutti quanti i lavori gli vengono fatti praticamente gratis. Lo svantaggio è che innanzitutto non può decidere chi gli esegue i lavori, cioè il general contractor fa tutto, può fare dall'installazione del cappotto di isolamento termico all'installazione dei pannelli fotovoltaici, all'installazione delle colonnine, all'installazione, sostituzione delle caldaie con pompe di calore, eccetera, fa tutto lui. E solitamente, non sempre, ma a volte può succedere che questi general contractor, per marginare di più, utilizzano magari materiali che non sono materiali di primissima qualità, quindi magari vengono utilizzati pannelli fotovoltaici cinesi, inverter di bassa qualità, oppure cappotti di isolamenti termici non di ultima generazione e così via.
Infine, la terza modalità in cui si può utilizzare il superbonus è quella della cessione del credito. In pratica, che cosa si fa? Il committente cede il suo credito a un ente finanziario, a una banca, alle poste, a un ente assicurativo, eccetera, il quale acquista praticamente il suo credito del 110% e riconosce al committente una quota che non può essere superiore al 100%, solitamente anche inferiore, dipende poi dalla transazione che viene fatta con la banca o con l'ente finanziario. In questi casi la banca può anche emettere un cosiddetto prestito ponte al committente. Il committente utilizza quei soldi per pagare le maestranze, le ditte per l'eseguizione dei lavori e una volta che viene erogato il bonus, questo viene girato alla banca, viene ceduto praticamente alla banca o all'ente finanziario. E il vantaggio sicuramente è che in questo caso il committente può scegliere in maniera autonoma a chi dare i lavori, quindi a chi far eseguire l'installazione del cappotto isolamento termico piuttosto che la sostituzione della caldaia, l'installazione dei pannelli fotovoltaici, può decidere che materiali utilizzare, che materiali vengono usati, eccetera. Lo svantaggio è che questo sicuramente richiede un impiego soprattutto di tempo e di energie non indifferente, però insomma bisogna un attimino valutare se ne vale la pena o meno. Ecco, questo era molto sinteticamente un riassunto, un quadro generale di quelle che sono le modalità di accesso al superbonus. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di mettere un mi piace, seguimi sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Ciao!